Un'etnologia italiana, per esempio, che ho l'onore di rappresentare come testimone, per esempio, però la carta di dire di stare io che anche quando sarà presente, ho visto, sapete come è stata la conferenza? La sponsorizzazione di un etno. Gente però va a casa una sera, apre la terapia di Varese e legge un'invocazione disperata d'aiuto, credo tua, sì. Sì, dicendo qua siamo andati, esatto, cerchiamo disperatamente sponso, c'è nessuno. Ha chiamato, lui pensava fosse uno scherzo, la famosa battuta, così vado a prendere il giornale da Cattereo, dice no, ma guarda, io voglio aiutare. Che i nostri capi redattori, i nostri direttori dicono, oh mi raccomando Cesare, vai, 10 righe, pure mezza colonna, pure 3 colonne, quello che è. Secondo me la grande operazione, che è un'operazione di civiltà e di educazione allo sport, è che ognuno, tornando in redazione oggi, dice, guarda, se vuoi ti faccio come mi hai chiesto. Però ti do un suggerimento, se vogliamo che questo sia un paese diverso da chi pratica lo sport dicendo finocchio o zingaro, bisogna avere anche l'intelligenza, la capacità di capire che se tu promozioni questo modo di fare lo sport, di concepire la vita, cambia anche il paese. Questo è il mio augurio, siccome faccio uno spettacolo che si chiama Venditore di Sogni da 2 anni, giro per l'Italia, dove cito una frase di Lorenz, e dice che i sognatori sono di 2 tipi. Uno, quello che sogna i polverosi recessi della mente durante la notte, non si ricorda neanche di quello che ha sognato. L'altro è il sognatore ad occhi aperti, che diventa pericolosissimo perché vuol vedere realizzati i propri sogni. Il mio augurio a tutti gli amici della Cinque Mulini è quello di vedere realizzato anche nei prossimi anni, insieme agli amici del Campaccio, il sogno della loro vita, che è quello di rendere appunto migliore la gioventù e quindi anche di migliorare la vita del nostro paese. Grazie, buon pomeriggio.